Vi ricordate delle impronte odontoiatriche? Con i cucchiai, il materiale che ci faceva soffocare. Ecco, oggi tutto questo è archiviato, non esiste più. La protesi digitale prevede sostanzialmente due fasi. La prima, con un apparecchio che si chiama scanner, che acquisisce tridimensionalmente l'anatomia delle arcate dentali. Ponti, corone, faccette vengono condivisi con l'odontotecnico e il paziente già alla poltrona e, una volta approvati, c'è il passaggio alla fase della produzione. Questo adattamento viene poi provato con il paziente, che può anche addirittura masticare con la nuova protesi, che viene quindi applicata in giornata, e una volta che il paziente dà l'ok, la protesi da provvisoria diventa definitiva, con una riduzione importante anche sui costi.